Via, me lo dai un bacino? Dai un bacino. Andiamo, se me lo dai. Via, dai un bacino. Dai un bacino, dai un bacino. Ti prego, ti prego. Cosa ridi? Lo do io. Ok. Ed eccolo qua, ecco Daniel, che oggi ti insegnerà questa tecnica veramente, come si dice, amigurumosa. Ciao Alissa! Ciao! In mano hai qualcosa di interessante, vero? Sì, pure Bia gli piace. Sì, però devo ricominciare il video perché ho sbagliato. Ok, iniziamo? Vai! Oddio, oddio, gli ho schiacciato! E Alissa si è innamorata di una cosa in particolare, cioè... Senti, c'avevo... Oh, e vedi che sei un pagliaccio! Sì, ma è vero che It c'aveva tipo la cosa così? Non lo so, perché... Tu l'hai guardato? Perché It è una cosa paurosa, io non le guardo queste cose. Tu le hai viste tutti i film di... Non diciamolo, sennò poi i bambini sono curiosi e vanno a vedere le cose inappropriate. Sì. Per dirvi che non lo deve fare, io da piccola ho svegliato i miei genitori 1000 volte piangendo perché mi sognavo lui. Ecco, io uguale, quando ero piccola, perché l'hanno rifatto adesso, ma c'era pure quando ero piccola io un'altra versione e appunto svegliavo, vabbè, fra 20 anni ne faranno un altro per terrorizzare le prossime generazioni. Dai, però ti vuoi vestire? Sì, mamma, però ci vuole tempo. Non ci vuole tempo, devo andare in palestra. Ok. Che c'hai lì? L'apparecchio. E quindi magari al museo Dream, museum. Okay, visto, e qui in teoria ci possiamo anche mettere noi, guarda. Aspetta, faccio così e non va. Ah no, è l'antenna, no, non è l'antenna. No, è una penna. È una penna. Però continuiamo il no. Oh, aspetta che mi sono fatta. Beh, io alla fine do sempre da mangiare al gatto. Tacchino, ovviamente. Tacchino pratico. Nasale. E una bellissima gonna in pantan con il tacchino. Pantan. No pandan, pantan, perché effettivamente è un pantano questa roba. Forza, fatti sotto. Non sappiamo nemmeno se ChatGPT conosce Toca World. E lì dentro che cosa ci abbiamo messo? Allora, qui ci abbiamo messo... Ma che? Ci stanno... Dai! Ma perché ci stanno dei... Ma chissà perché! Ma... Taglia. Sì. Allora, Alissa, adesso tu sarai in grado di mantenere la cameretta in questo stato? Sì! Forse... Ai limiti. Aspetta. So, Prada che fa la nuova collezione tutta quanta con lui come testimonial. Altro che la Ferragni. Che poi mi hanno notato che Ferragni ha nel suo nome la parola ragni. Tipo i ragni di ferro. Sì, ci avevo già pensato. Infatti. Doveva fare quello come logo. Dei ragni di ferro. Fatto. Vediamo. Ah, ma pure per le dita è bucata? Non lo so. Secondo me è bucata. Quindi. Vabbè, questa è da dama dell'Ottocento. Zia che lo prende come un brutto complimento. Un brutto complimento? Non è sempre un complimento. Aspetta. Ah, no, perché ha le maniche a sbuffo. Ha le maniche a sbuffo? Sì. Ma scusa, però sono meno mesi. Fino a che mese... Non so come rispondere. No, questa non è era questa. Ah, va vero. No, cancellare soprattutto questo. Via. Per la legge sulla privacy noi non potremo fare questo filmato. Ali, non ti sfila. È inutile. Alissa, perché non le fate i compiti delle vacanze? Posso spiegare? Non hai fatto i compiti? Scusa, prima ti ho detto di fare i compiti. Sì, li ho fatti, ma dico che non li ho finiti. Ah, che ti manca? Mi manca inglese, francese, science. Cioè, tutto praticamente. Ah, italiano. Cosa? E storia. Ti bocciano, gli sta.
ti bocciano nella vita reale. Già sei stata bocciata su Toca World. E è il fatto che voi vi ricordate il bellissimo zaino viola di Alissa? Abbiamo fatto il video back to school, eccetera. Ecco, quello zaino si è rotto. E allora io gliene ho dato uno provvisorio, che poi alla fine è diventato definitivo. E lei, sono mesi che sta andando a scuola con questo zaino pure rotto, che ha rotto pure quello oltretutto, ma ormai se lo tiene. E cioè, quando io la vado a prendere a scuola, ci sono tutte le sue compagne che escono con questi zaini bellissimi, sì, glitter carini, con questo stile così carino. Ciao mamma. E poi vedo Alissa con lo zaino di Batman. Faccio davvero quasi ridere. Sì, perché non l'ho mai vista io una ragazzina di 11 anni, femmina, poi con lo zaino nero di Batman. Capita nella vita. Però è bellissimo e quindi non glielo cambierò mai. Ah, vediamo, come l'avremo lasciata? Si sta facendo il bidet e ci sono le due ciabatte lì sotto. Quanta nebbia, sembra di essere tornati a Rovigo. Ti stavo dicendo la stessa cosa. Sì. Perché se no... Avevi le mani pulite, vero? Sì, sì, me le sono lavate al bagno. Hai anche specificato al bagno, perché normalmente... Perché magari in cucina. E vabbè, tanto che cambiava, basta che te le sei lavate. Alissa ha deciso di provare... Il Hello Neighbor 2. Ma che vuol dire il Hello Neighbor? Com'è che... Il gioco, che ne so. Ho litigato con i miei amici e adesso... Cosa farò? No. Ok. Allora no. No, no, non ho litigato perché è una cosa brutta. Facciamo una cosa diversa. Aspetta. Si ridi. Io mi faccio male dei ridi. Eccoci qua, occhiali nuovi per Alissa. Eccoli, li prendiamo. Ah, quelli erano i miei allora. Esatto. Vediamo prima tu. Aspetta, magari i capelli non sotto gli occhiali, no? Un cuscino pigiama party Carolina. Ma perché cuscino? Perché cuscina? Ci mandi un Carolino? No, cioè uno deve dormire, però poi con scritto al cinema. Diciamo, vabbè, cioè, vai, rifallo. Eh no, perché non lo copri. Oh. E si vedono le mani. Vai. Ok. Oh. È perché si vede sempre il buco. Il video finisce qui. Vi salutiamo. No, aspetta, aspetta.